È finita! Non ci posso credere, ragazzi, siamo ai quarti di finale di Champions League. Siamo, io non pensavo mai di dirlo da vivo, cioè, da dopo 10 anni siamo ai quarti di finale di Champions League. A voi vi sembrerà, magari ai tifosi che sono abituati, vi sembrerà una cazzata, ragazzi, ma è qualcosa di bellissimo. Dopo 10 anni torniamo ai quarti di finale di Champions League. Mamma mia, che serata. Allora, siamo sinceri, a parte, poi non mi frega un cazzo, però siamo sinceri. Allora, fino al gol io mi ero incazzato tantissimo con la Roma, perché comunque non si può scendere in campo senza voglia, perché siamo scesi in campo senza voglia, fino al gol senza voglia, senza niente, non ci abbiamo messo grinta, non ci abbiamo messo niente. Dopo il gol l'atteggiamento della Roma è cambiato, però ragazzi non possiamo fare sempre così, oggi basta, basta questo, e quindi mi basta, sono troppo contento, non potete capire, ragazzi, come sto, non potete capire come cazzo sono felice. Ma io, poi conoscendo la Roma, mi chiedevano il pronostico, dicevo usciamo, perché la Roma è fatta così, la Roma esce, cioè io non ci voglio, non sapete quanto cazzo sono contento. Poi diciamo anche io, raga, cioè, ora con tutto rispetto eccetera eccetera, è vero, e io so primo che lo dice, che il raccattapalla hanno un po' perso tempo, però tu che fai così, sei un uomo de merda, cioè scusate, cioè ma cosa fai? Ma allora precisiamo subito, io sono subito concordo comunque col fatto che i raccattapalle perdevano tempo. Solamente che quando Fonseca, uomo, ha deciso di spostare i raccattapalle per giocare, lo ha fatto con eleganza e nessuno gli ha detto niente. Ma quell'altro gli doveva dare una spinta, che lo dovranno prendere con l'ambulanza e portarlo all'ospedale, santo Dio. Ma io dico no, alla fine io godo, al di là di tutto, sono contento, ma è pur sempre un gioco. Comunque ragazzi, io non ci posso credere, sono troppo contento, non ci posso credere. Qui arriva anche il cantautore giallo rosso. Ma io pure sono contento, ragazzi, diretta unificata. Il mio canale su canale di... No, io sto facendo un video, non è diretta. Ah, non è un video. Arrivano tutti. Tutti nel video dei Sick. Tutti nel video dei Sick. Dai, che sono vivide, dai. Mamma mia, ragazzi. Niente, abbiamo visto un omicidio in diretta. Allora, sono troppo contento. Di cosa? Del passaggio del turno. Poi vabbè, diciamolo che comunque la Roma fino al gol mi stava a fare del culo come niente. No, mi stava facendo rodere il culo come niente. Perché? Perché giocavamo di merda. Ciao, però... ragazzi. Allora, volevo dire una cosa. Allora, la Roma, ci tengo a dirlo, ha fatto una partita di merda. Esattamente. E non è che... Allora, volevo dire una cosa, forza Roma sempre. Però una cosa ve la volevo dire, non è che la Roma gioca un tempo, è che la Roma quando deve fare la partita all'Olimpico non ci riesce. No, la Roma dopo il gol dell'1-0 si sblocca, perché è chiaro che proprio gioca in contropiede, ma la Roma se deve attaccare per forza non è capace. Cosa fa? Non è capace. Volevo dire soltanto questo, fatemi sapere che ne pensate nei commenti, iscrivetevi a Federico Marconi, sempre forza Roma, ciao. Ai quarti!